Il tema di questa conferenza stampa riguarda la piscina comunale sita in contrada Lardicà. È stato avviato l'iter di gara per l'affidamento della gestione dell'impianto natatorio. In questi mesi, come amministrazione, di concerto con l'ufficio tecnico, abbiamo lavorato tanto affinché questa importante struttura venisse restituita alla città e quindi di questa, diciamo, struttura sportiva ne potessero usufruire non solo i cittadini di Bova Marina, ma anche quelli di tutta l'area. È un'opera, dicevo, che viene, dopo tanti anni non è stata mai messa in funzione, quindi viene restituita alla comunità e si correva il rischio che la piscina andasse ad aumentare il numero delle incompiute o un'altra, diciamo, definizione che si usa in questi casi di cattedrale e nel deserto. Dobbiamo dire anche grazie all'interessamento della provincia di Reggio Calabria, in particolare del consigliere Zavettieri, che hanno dato al comune un contributo di 50.000 euro per la copertura, quindi dicevo anche grazie all'intervento della provincia, è stato possibile ripristinare la copertura, stiamo completando dei lavori all'interno della struttura e quindi a breve verrà affidata appunto la gestione. Per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti tecnici, intanto le domande per partecipare alla gara devono essere presentate entro le 12 del 13 aprile 2015. L'importo a base d'asta è quello di euro 4.000 oltre IVA, ovviamente le offerte dovranno essere in aumento. Una cosa importante è che l'amministrazione intende ovviamente avere anche qualche entrata dalla gestione, ma quello che interessa soprattutto è che ci sia un gestore che faccia funzionare al meglio e che valorizzi quindi al meglio l'impianto, per cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, vale a dire che daremo priorità all'offerta tecnica, quindi all'aspetto tecnico e, diciamo, rispetto all'offerta economica. La durata della convenzione è 10 anni, prorogabili di altri 5. Sono ammessi a partecipare alla gara associazioni, raggruppamenti temporanei di impresa, cooperative che, diciamo, prevedono nel loro statuto appunto la gestione di impianti sportivi. E poi, come è prevista anche la possibilità per il concessionario di attivare un servizio bar. E poi dicevo che per quanto riguarda, ecco, l'offerta tecnica, proprio al fine di avere maggiori garanzie sull'affidabilità del concessionario, sono previste, diciamo, nella valutazione dell'offerta tecnica dei punti in più, diciamo, per chi in passato ha gestito impianti, eccolo qua che non lo trovavo, impianti del genere, e addirittura un ulteriore punteggio se le società partecipanti, le associazioni partecipanti sono affiliate alla FIN, vale a dire la Federazione Italiana Nuoto. Ciò sempre ribadisco al fine di avere, diciamo, un concessionario che offra tutte
le garanzie per la migliore gestione dell'impianto, perché gestire una piscina non è un impianto natatorio, non è, diciamo, una cosa semplice, una cosa facile, una cosa, insomma, che chiunque può fare. E quindi diciamo, come amministrazione siamo soddisfatti di questo risultato che stiamo per raggiungere, che il risultato sarà acquisito quando si concluderà l'iter, quindi quando verrà fatta l'aggiudicazione prima e il contratto successivamente. Siamo soddisfatti perché intanto diciamo. Ecco, sì, la nostra città si riappropria di questa struttura che ha una grande valenza sociale, educativa, ma anche imprenditoriale e diciamo, probabilmente potranno scaturire, anzi scaturiranno sicuramente anche delle opportunità lavorative per tanti ragazzi, per tanti giovani. La soddisfazione è data anche dal fatto che nel nostro programma politico-amministrativo diciamo, la messa in funzione della piscina era uno dei punti importanti, diciamo, del nostro programma e quindi stiamo realizzando piano piano un altro pezzettino del nostro programma e, come dire, dando anche dimostrazione che la nostra amministrazione è un'amministrazione che parla con i fatti e rispetta tutto quello che ha detto in campagna elettorale. Io avrei finito, se ci sono domande, qui avevo fatto una nota, se poi ti può servire, Enzo, non tanto per la televisione che. Buongiorno signor Sindaco, sono Domenico Salvatore di Medico Online, Radio Press Televisione, Radio Studio. Volevo chiedere a chi è rivolta la piscina? A chi si rivolge questo impianto? Ma per la gestione o per chi può soffrire? Ma gli utenti poi. E proprio come dicevo prima, sì, le scuole ovviamente, ma poi come dicevo prima, noi valuteremo soprattutto la commissione di gara, l'offerta tecnica, quindi per fare quindi i servizi che andranno ad offrire le ditte che parteciperanno. Per fare un esempio molto banale ma che rende l'idea, tra Crupi che offre 10.000 euro di canone annuo di affitto, e come servizio offre soltanto un servizio di nuoto libero, e Cavallaro che offre 8.000 di canone annuo, ma offre come servizio, a parte il nuoto libero, un servizio di riabilitazione, dico per dire, la commissione, per come è strutturato il bando, aggiudicherà alla ditta Cavallaro, che l'aspetto economico è tenuto in secondo ordine. Nell'offerta tecnica, tra l'altro, si terrà conto anche del progetto di manutenzione che la ditta offrirà, perché come dicevo prima, gestire un impianto natatorio non è semplice, soprattutto per la gestione, per la pulizia non solo degli ambienti, degli spogliatoi, ma per la pulizia dell'igiene della vasca, ecco per intenderci. Sono finalità sociali, Sì, educative, sì, territoriali, ma sì. anche terapeutiche, Certamente, ricambio. certamente, certamente, certamente. E poi anche, visto le scuole che ci sono, ci saranno anche dei progetti, anche diciamo, per quanto riguarda le tariffe, perché le tariffe le stabilisce il comune, diciamo la soglia massima, noi intanto l'abbiamo abbassata perché quelle che avevano stabilito i commissari erano onestamente troppo esose, ma poi per queste soggetti che purtroppo hanno problemi, quindi. Insomma, quindi soggetti svantaggiati sono previste delle ulteriori riduzioni. E poi comunque il gestore, come dire, noi mettiamo le tariffe come limite alto, diciamo, quindi poi non può andare oltre, quindi poi il gestore potrà avere, diciamo, dei margini, fare delle offerte semi-olimpionica. Sì. Possono venire da tutte le parti, anche sì, perché nella zona una struttura così non c'è.
intervenuta la provincia, mi sembra che abbia capito. No, diciamo che la provincia è intervenuta inizialmente, c'era un contributo di 40.000 euro che non era stato utilizzato durante la gestione commissariale, non so il motivo, noi l'abbiamo ripreso. Quindi abbiamo utilizzato anche quello e poi per la copertura e poi noi ora stiamo procedendo per l'affidamento della gestione. Diciamo che noi l'avremmo fatto ugualmente, però è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi dire che comunque c'è stato aiuto della provincia, che comunque era già ante amministrazione gruppo. Ci sarà anche un servizio è previsto, ovviamente dovranno avere e ottenere tutte le autorizzazioni per questo tipo di servizio. In termini di scadenza sono fissate per il 12 aprile 13 corrente anno, sì. E quindi la convenzione è di 10 anni più 5 eventualmente, sì. Poi si trova in una posizione abbastanza è attiva allo stadio, quindi sono una sorta di cittadella dello sport, un veterano dello sport, teatro diciamo della Boese, sì. Per il campionato di terza cioè, l'altro è prima gli era vinto lo scontro allora, diretto con siamo partendo con 4 punti, con 4 punti. Speriamo di festeggiare la promozione a maggio, anche qui entro la fine di aprile sarà tutto deciso. Grazie anche agli stimoli combinati del comune, sì. Diciamo che abbiamo lavorato, ci siamo impegnati per, in particolare il consigliere Palamara nel ricostituire la società, poi il merito è di chi va in campo, dell'allenatore e della società, però noi all'inizio abbiamo messo il nostro. Sindaco, occorrerebbe stimolare la polisportiva pomese a passare anche gli altri sport, cioè avere una struttura unica nella regione. Per fare intanto abbiamo ricostituito la società, ora vediamo piano. Scusa, io quando sono riuscita a no, perché forse è un formato particolare. Ah, lo puoi dire? No, giusto per sapere il fatto che se ci dai qualche benino di queste cose per promuovere. Questo più o meno è il succo, quello che dicevo io, gli aspetti tecnici li potete trovare pure. Vabbè, ma poi avete una televisione.